Buongiorno a tutti e tutte. Sì, sono passati già 10 anni, proprio oggi, che è il 15 settembre 2018, da quando avvenne quell'episodio molto mediatico, no? Ricordano quasi tutti, insomma, chi era più piccolo, chi era più grande, chi era già maturo e politicamente cosciente. Ricordano tutti quanti probabilmente quelle scene in cui dipendenti di uno degli istituti finanziari più importanti degli Stati Uniti e dunque del mondo, Lehman Brothers, con i propri cartoni furono invitati ad abbandonare l'edificio, cioè furono licenziati in altri termini. Lì scoppiò mediaticamente quella che era una crisi molto più profonda che il capitale stava affrontando in maniera ovviamente con tutte le sue forze, sin dagli anni 70, esattamente. Cioè 4 decenni di crisi profonda, che è esplosa nel 2008. Questa è la cosa primaria da capire. Perché? Perché è una crisi strutturale del capitalismo che si è basata proprio sulle fragilità, le contraddizioni del sistema di capitale e che si è svolta attraverso una crisi da eccesso di sovrapproduzione di merce e di valore, cioè la produzione per la produzione. Io produco per vendere, ma produco troppo, soprattutto nel momento in cui non c'è nessuno più che è in grado di comprare. E dunque arriva un momento in cui io, come capitale, come sistema di capitale in generale, entro in difficoltà, entro in crisi. Evidentemente la mano fornita dalla finanza, cioè dal capitale fittizio, che ha tenuto un po' le redini, ha tenuto in vita, diciamo così, ha dato un po' di ossigeno al sistema di capitale in questi 30-40 anni che hanno preceduto il 2008, non è stato sufficiente. Ed è così che al primo scoppio della prima bolla, quella sui mutui subprime, evidentemente tutto il castello di carta che si era nel tempo creato ad ausilio di un capitale che era asfittico e non aveva più ossigeno, evidentemente è venuto giù e con tutto ciò il sistema ha traballato fortemente, forse come non mai prima nella storia. Molti ricordano la crisi del 1870, quella che ha preceduto la prima guerra mondiale, di cui parla anche Lenin. E probabilmente per alcuni versi è assimilabile. È assimilabile perché anche lì c'era un problema, ci fu un problema di crisi da sovrapproduzione e dunque un assottigliamento progressivo delle possibilità di profitto e di accumulazione. Come è andata avanti la cosa? Come si è svolta in questi 10 anni? Noi abbiamo avuto spesso e volentieri voci che dicevano: è finita la crisi, l'anno prossimo è l'anno buono che si riparte, ma ancora oggi sappiamo che la disoccupazione è elevatissima, le possibilità di crescita sono sempre più limitate, si brinda per un 1% di crescita del PIL, dati francamente ridicoli, ma il problema è che il modo con cui le classi hanno agito in questo ambito sono state molto diverse. La classe del capitale, cioè della classe dominante, in altri termini, ha giustamente portato avanti la lotta di classe, come ha ricordato diverse volte Warren Buffett, riducendo il valore d'uso e il valore di scambio della forza lavoro, in altri termini, inasprendo le condizioni di lavoro e riducendo il salario, buste paga, servizi sociali, pensioni. D'altra parte la reazione del movimento dei lavoratori è rimasta molto molto, ha lasciato molto molto a desiderare, perché probabilmente per la mancanza dei riferimenti scientifici che sono necessari per far sì che da una teoria si passi a una prassi rivoluzionaria. Quindi l'abbandono del marxismo, del leninismo come riferimenti certi, sicuramente hanno contato molto sull'incapacità di una reazione collettiva. Le vie d'uscita purtroppo non sono chiare né per la classe dominante né per quella dominata e probabilmente nei prossimi anni assisteremo nuovamente a situazioni molto prossime a questo perché, come è stato dimostrato più volte, in questi anni si è fatto di tutto per coprire la crisi, ma proprio perché il capitale non lo permette, sicuramente non si è risolto uno dei problemi che è evidenziato. Ma probabilmente è il modo di produzione del capitale che è arrivato alle ultime battute, anche se di solito questi periodi possono essere estremamente lunghi, qualora soprattutto la classe dominata, in caso quella che parliamo, quella lavoratrice, non è adeguatamente organizzata per sovvertire il sistema e per proporre un'alternativa, come per esempio potrebbe essere quella al socialismo. Grazie.